Possibilità di acquistare tre diversi ETF sulle cripto. Possibilità di acquistare, vendere e detenere oro, argento, platino e palladio nella loro forma fisica. Fee di trading più basse dello 0,1%, depositi e prelievi in euro completamente gratuiti. E infine, udite udite, possibilità di impostare un piano d'accumulo con addebito diretto sul conto corrente. Scommetto che vi ho incuriosito. Questi sono alcuni dei servizi principali che mi hanno attirato dell'exchange Bitpanda, che da molti è visto come il Coinbase europeo, perché è un exchange di stampo profondamente istituzionale. Nel video di oggi ve lo presento con molto piacere e ne andiamo a vedere le funzionalità principali. Seguitemi. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. L'altro giorno parlavo con alcuni amici della community di questo exchange che personalmente ho scoperto da poco e sono stato molto preso in giro per questo, perché mi hanno detto probabilmente ci sei solo tu a non conoscere. Amici, vi chiedo una cosa, voi lo conoscevate? Non fatemi sentire solo. In ogni caso l'ho definito il Coinbase europeo per il suo stampo, come dicevo, fortemente istituzionale. È un'azienda con sede in Europa, con sede a Vienna nello specifico, più di 230 dipendenti e 1.200.000 e oltre utenti, che è un numero veramente alto per un'azienda appunto europea. Credo che sia l'exchange europeo con il maggior numero di utenti in assoluto. La cosa che mi è piaciuta è che hanno una licenza di tipo PSD2, che è una licenza quasi bancaria, licenza di servizi di pagamento, quindi la regolamentazione è a cuore del team di Bitpanda e del loro modo di lavorare. Questo sicuramente è un ottimo punto di partenza. La cosa che mi ha attirato di questa piattaforma è la numerosità dei servizi offerti. In particolare, come vi dicevo, spiccano la possibilità di acquistare, vendere e detenere il cosiddetto Bitpanda Crypto Index, quell'ETF di cui parlavo nell'intro e che tra poco andiamo a visionare nel dettaglio. La possibilità di operare sui metalli, ma sui metalli fisici, non dei derivati, non strumenti finanziari, ma proprio fisici, con tanto di assicurazione sul deposito, e tra poco andiamo a vedere di che cosa si tratta. La possibilità Bitpanda Savings di andare a redigere un piano di accumulo che può essere sia sulle cripto singole, sia sui crypto index, quindi su questi ETF, e sia sui metalli. È un servizio estremamente completo. Il Bitpanda Crypto Index pesa diverse criptovalute per la loro capitalizzazione relativa. È addirittura meglio di un ETF, se vogliamo essere precisi, perché questo indice possiede di fatto il sottostante, quindi significa che acquista le criptovalute che ha come sottostante e poi le ribilancia, le pesa per andare a offrire appunto questo prodotto completamente collateralizzato. È erogato dalla MVIS, che è una sussidiaria della VanEck, che è una delle aziende finanziarie più famose al mondo per quanto riguarda l'asset management. In particolare la MVIS si occupa di indici, non solo delle cripto come vedete, ma di diverse categorie. In ogni caso qua ovviamente parliamo di cripto, quindi Bitpanda si appoggia a questa azienda, che è un'azienda certificata e famosissima anche a livello istituzionale, per erogare questi indici. Ce ne sono di tre tipi: il cosiddetto BCI 5, BCI 10 e BCI 25. 5, 10 e 25 sta per Bitpanda Crypto Index, e il numero che vedete alla fine è la quantità di criptovalute prese ovviamente tra le top che vengono incluse all'interno dell'indice. Vengono pesate per la loro capitalizzazione, quindi le criptovalute più capitalizzate peseranno di più nella composizione di questo indice rispetto alle altre. E la cosa bella è che ogni mese questi indici vengono ribilanciati. Il ribilanciamento è un concetto sul quale io premo molto ultimamente. Io personalmente, ad esempio, ogni mese mi metto lì a mano a ribilanciare tutti i miei asset, ovvero se io volevo una certa percentuale in Bitcoin e un'altra in Ethereum, ed Ethereum pompa particolarmente, vendo una parte di Ethereum per ribilanciare il mio portafoglio alle percentuali che io avevo in mente. Questi indici lo fanno in maniera completamente automatica ogni mese, per avere una percentuale allocata di ogni criptovaluta sempre pesata sulla sua capitalizzazione relativa. Si può estendere addirittura fino a 25 criptovalute, dipende dal grado di diversificazione e soprattutto di esposizione in altcoins che si vuole dare al proprio portafoglio. Questi indici possono essere messi al centro di un piano di accumulo, quindi ogni mese, anche con addebito diretto SEPA, è possibile andare ad acquistare questi indici. Se siete interessati a visionare la composizione esatta di questi indici, non dovete far altro che cliccare su Investi ora e si viene reindirizzato
indirizzati sulla pagina specifica del prodotto, che mostra, come vedete, la fotografia attuale di percentuali di allocazione di ognuna di queste coin. Già che stiamo guardando qui, anticipo una domanda che sicuramente qualcuno di voi farà e la faccio io a voi. Come mai secondo voi Ethereum in questo indice pesa più di Bitcoin nonostante la sua capitalizzazione sia minore? Vediamo chi l'ha capito, scrivetelo nei commenti. Piccolo quiz. Il secondo servizio molto interessante si chiama Bitpanda Metals e, come dice la parola stessa, permette di investire direttamente in oro, argento, palladio e platino fisici con delle commissioni a partire dello 0,5%. Le fees le andiamo a vedere tutte alla fine in modo da avere un quadro poi chiaro di tutte le varie commissioni. Abbiamo metalli fisici garantiti in un deposito in Svizzera, quindi con tutte le certificazioni legali, e per i primi 20 grammi di oro, palladio, platino, i primi 200 grammi di argento non c'è nessun tipo di fee assicurativa e di deposito. Anche l'operatività sui metalli è possibile includerla all'interno dei piani di accumulo. Andiamo a vedere i Bitpanda Savings, ovvero il piano d'accumulo. Il piano d'accumulo è un'operatività estremamente comoda sia per chi non si vuole dare al trading, per chi è neofita, per chi vuole semplicemente investire nelle cripto o in altri prodotti, e anche per chi magari, oltre al trading, vuole fare appunto un piano di investimento, che sono due cose diverse. Il piano d'accumulo si è dimostrato in più occasioni di essere il miglior metodo di investimento. Si può scegliere che cosa includere nel piano di investimento e si può scegliere se andare a pagare o con una carta di credito a debito che sia, oppure con l'addebito diretto SEPA sul conto bancario, che è estremamente conveniente perché è a zero fees aggiuntive. Il funzionamento è esattamente come ve lo immaginate, ovvero si accede al proprio account, si clicca su aggiungi nuovo piano d'accumulo, si va a scegliere la valuta e il metodo di pagamento tra, vedete, Visa, Mastercard e addebito diretto SEPA, si definisce l'importo e la frequenza e alla fine si conferma. Adesso vi do una breve dimostrazione concreta della piattaforma, quindi andiamo a vedere come si presenta e come si utilizza. La registrazione è velocissima e semplicissima, è una banale appunto registrazione con KYC, quindi tenetevi la carta d'identità a portata di mano. Una volta verificata l'identità, nel giro di poche ore il nostro account è attivo ed è pronto a ricevere depositi. Come vedete è possibile andare a depositare diverse valute fiat o anche, volendo, le criptovalute da altri wallet. La prima cosa da fare, secondo me utile, è andare ad acquistare il token BEST, di cui non ve ne ho parlato, ma è il token proprietario dell'exchange. Perché vi dico che può essere utile acquistarlo? Perché dà degli enormi vantaggi sulle commissioni. Innanzitutto, pagare le commissioni di trading in BEST ne garantisce uno sconto del 25% su tutte le commissioni di trading di tutti i prodotti. Inoltre, un ulteriore vantaggio è che il prezzo attuale di BEST è di 9,6 centesimi di euro. Tuttavia, per come è definito nei documenti di Bitpanda, BEST ha un valore che nel 2020 è di 0,12 euro come minimo nel pagamento delle commissioni di trading. Quindi di fatto si sta risparmiando ancora. E le tokenomics di BEST sono fatte in questo modo: ha il suo valore minimo appunto per quando lo si utilizza per pagare le fee e aumenta del 10% ogni anno per i prossimi 5 anni. Inoltre il token BEST ha un programma di staking, che significa che in sostanza si riceve fino all'1% ogni mese dei BEST che si detengono. È da vedere un po' come un investimento di fatto nella piattaforma Bitpanda. Ha anche un programma di buy and burn, che significa che ogni 3 mesi una parte dell'utile di Bitpanda viene utilizzato per riacquistare a mercato i token BEST e distruggerli al fine di diminuire costantemente l'offerta. Quindi andiamo a vedere come si acquista, che ne so, facciamo un 20 euro di token BEST. Si può o andare nella sezione prezzi, che mostra l'andamento, come vedete, di tutte le varie coin, o direttamente dalla schermata principale. Io clicco su BEST, faccio acquista, seleziono il portafoglio con cui voglio acquistare, nel mio caso in euro, e facciamo un 20 euro. Così d'ora in poi potrò andare a pagare le fee di trading con BEST. Andiamo a confermare l'operazione. Benissimo, acquisto effettuato. Quindi questo è banalmente come si fa un acquisto, veramente semplice. Possiamo ritornare adesso o alla pagina di acquisto oppure alla pagina principale
mi è arrivata anche la mail di conferma. Adesso, come vedete, posso già partecipare al programma di staking, che in sostanza mi farà la fotografia a fine mese della quantità di BEST che avrò nel mio wallet e mi darà appunto l'1%. Attualmente sarebbero 9 centesimi. Se io clicco su richiedi ricompense BEST, mi fa accettare i termini e condizioni e mi dice: sono consapevole che devo almeno fare un trade per essere eleggibile sulle ricompense. Ok, bene. E adesso a fine mese mi verranno accreditate. Supponiamo adesso invece di voler acquistare Bitcoin, che adesso sta pompando veramente alla grande. Io ho selezionato, ve l'ho detto, Bitcoin dalla pagina principale, altrimenti da prezzi vado a selezionare Bitcoin, eccolo qua, e è secondo solo all'oro perché sono ordinati per capitalizzazione, che ovviamente quella dell'oro è un ordine di grandezza quasi due in più di Bitcoin. Andiamo avanti, acquistiamo Bitcoin, quindi clicchiamo acquista, sempre in euro, supponiamo sempre 20 euro e diciamo di pagare in BEST, così abbiamo lo sconto sulle commissioni di trading. Come mai qui mi dice risparmio il 39% e noi avevamo detto che lo sconto era del 25%? Ve l'ho detto perché il valore minimo garantito di BEST è di 0,12 centesimi, ma noi l'abbiamo acquistato a meno e quindi viene incorporata anche questa differenza nella percentuale di guadagno, che diventa del 40%, quindi stiamo quasi dimezzando le fees. Andiamo a confermare di nuovo l'acquisto una volta che ci fa fare il riepilogo, acquistiamo e abbiamo terminato il nostro acquisto di Bitcoin. Infine, per andare a scambiare Bitcoin, che ne so, in Ethereum o in un'altra cripto, andiamo sul nostro portafogli, selezioniamo Bitcoin e facciamo swap. Come vedete, qui possiamo scambiarli in qualsiasi altra coin che vogliamo, non solo coin. Quando io dico coin, includo anche gli indici, i metalli e così via. Per le impostazioni di un piano di accumulo è necessario selezionare la coin che si vuole andare ad acquistare, cliccare su Savings e poi, come dicevamo prima, andare a inserire tutti i nostri dati e la periodicità dell'acquisto stesso. Andiamo a vedere invece i metalli, come funziona. Funziona esattamente allo stesso modo. Noi selezioniamo ad esempio Gold, come vedete viene quantificato in grammi e lo possiamo acquistare esattamente allo stesso modo in cui andiamo ad acquistare Bitcoin o altre cripto. Attenzione, le commissioni sono leggermente diverse e per questo vi rimando al discorso di tra poco. Infine, gli indici, anche in questo caso la modalità di acquisto è la medesima. Noi lo selezioniamo, lo acquistiamo, decidiamo con quale portafoglio vogliamo pagare e il minimo è di 10 euro. Per chi vuole minimizzare le fee di trading spese, esiste la versione pro della piattaforma, ovvero appunto Bitpanda Pro. Su di essa si può operare su alcune coppie che potete vedere elencate qua dentro e la commissione è dello 0,15% per i market taker, ovvero i market order, invece per gli ordini di tipo limit è dello 0,1. La cosa comoda è che si può utilizzare i BEST per risparmiare in realtà non il 25 ma il 39% sulle commissioni di trading, rendendo di fatto le commissioni da market maker dello 0,05% e poco più, che è assolutamente una cosa inarrivabile per qualsiasi competitor al momento. Terminiamo andando a vedere tutte le restanti commissioni. Depositi e prelievi in euro sono completamente gratuiti tramite bonifico bancario. Se si utilizza la carta di credito c'è l'1,5% di sovrapprezzo sull'acquisto. Lo stesso vale per i piani di accumulo. Le commissioni per fare un trade, come quello che abbiamo fatto all'inizio con BEST o con BTC, per capirci dalla piattaforma semplice, sono dell'1,49% sia all'acquisto che alla vendita. Le commissioni su Bitpanda Pro, ve l'ho detto, sono nettamente minori a costo di una maggior complessità della piattaforma. Lo swap ha esattamente le stesse commissioni dei trade. I metalli hanno commissioni tutte loro. Allora, per quanto riguarda l'oro, c'è lo 0,5 di commissione di acquisto e dell'1% di commissione di vendita. Non ci sono commissioni di gestione per i primi 20 grammi. Al superamento dei 20 grammi holdati c'è lo 0,0125% settimanale di commissione sul totale. Il motivo è l'assicurazione e lo stoccaggio nei vault in Svizzera che dicevamo all'inizio. Per quanto riguarda l'argento, abbiamo il 2,5% di commissione in acquisto e 2% in vendita, i primi 200 grammi senza commissione di gestione e superando i 200 grammi 0,025% a settimana. Per il platino abbiamo 2,5%
5% acquisto e 2% vendita, in sostanza uguale all'argento, e per il palladio abbiamo 2.2 acquisto, 1.8 vendita, 20 grammi senza commissioni di gestione e superandoli 0,025% a settimana. Torniamo invece agli indici. Quali sono le commissioni di gestione dell'indice? Abbiamo l'1,99% di commissione sull'acquisto e sulla vendita, e anche sugli swap ovviamente. Inoltre al ribilanciamento c'è l'1,99% di commissione tra i vari trade che vengono eseguiti per il ribilanciamento dello stesso. Anche in questo caso si può utilizzare, e anche con i metalli, si può utilizzare il token best per ricevere la scontistica sulla fee. Inoltre non c'è nessun tipo di management fee, né di performance fee, né niente del genere. Il tutto si completa con un'app molto ben fatta, dalla quale possiamo tenere sotto controllo in qualsiasi momento il nostro portafoglio. Se vogliamo possiamo acquistare o vendere criptovalute, indici e metalli, possiamo monitorare i prezzi ed eventualmente andare a mettere degli alert e insomma tenere d'occhio tutto quello che è il nostro account Bitpanda. Sono stato un po' lungo, ma spero di non avervi annoiato, perché in effetti questo exchange ha una numerosità di servizi che non ho mai visto da nessun'altra parte. Secondo me valeva la pena andarle a vedere bene una a una in maniera molto molto pratica. Voi quale avete preferito? Qual è il vostro servizio preferito su Bitpanda? Lo utilizzereste? Nel caso in cui siate interessati ad utilizzarlo, vi ricordo che in descrizione vi lascio il mio referral link. Se scegliete di aprire un account col mio referral link, vi ringrazio di cuore, è un modo per sostenere il mio lavoro. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!